Compie 18 anni la rassegna Spaesati e tra gli spettacoli il Teatro Miela di Trieste ha proposto anche una rilettura dello scrittore e poeta statunitense Bukowski, il servizio di Nada Choc. Spaesati, la rassegna che da 18 anni porta sul palcoscenico del Miela l'estraniamento di quanti abbandonano la propria terra d'origine per raggiungere una nuova patria di adozione, accanto al documentario di Pablo Iraburu dedicato ai muri sempre più numerosi che si ergono nei quattro continenti per contenere i flussi migratori, ieri ha esplorato anche l'estraniamento più intimo, quello dell'individuo nei confronti della sua stessa società. Volevo ancora giocare, ma compagni di gioco non ce n'erano più, ho fatto il vagabondo per gli stati, ho cercato nei bar Una sensazione di spaesamento che Charles Bukowski descriveva nei suoi versi e poi annegava in fiumi di alcol e che i due attori, Lorenzo Zuffi e Eva Tomat, rileggono nel loro spettacolo Eterna sempre sorge la speranza come un fungo velenoso. Confusione, mi dispiace. Se sei figlio della solita illusione, se fai confusione. Molto più leggero e autoironico lo spettacolo in programma questa sera al Miela per Spaesati. Si tratta del tutorial Come diventare italiani, scritto da Laila Vadia e Chiara Boscaro e interpretato da Marcella Serli. Oggi si apre